Bonsoir, ragazzuoli, bonsoir. Volevo farvi questo videino piccolino, senza motivo in realtà, ma per dare giusto un'occhiata a che cosa è poi successo oggi dopo che abbiamo concluso la sessione. Dunque, scendiamo in time frame, vediamo che questo qui è il bike che abbiamo preso, l'abbiamo preso sostanzialmente questa mattina. Allora, dov'eri questo? Mi sembra di sì, mi sembra fosse questo livello qui sopra i massimi, eravamo riusciti a prendere 10 punti esatti su questa zona qui con il weak field, questo qui. Poi il nostro target era 20 punti che non è arrivato, ci ha stoppato la runner a break even, è venuto giù a fare questo movimento qui all'apertura e poi è tornato su. Poi siamo andati tanto tanto bearish praticamente tutto il giorno, dall'apertura di New York fino a qui verso la chiusura di Londra. Adesso stiamo pullbackando in zona 132. Dunque, andiamo a dare un occhio alla weekly. Domani giovedì, oggi ancora mercoledì. La weekly è bullish, ha rotto ufficialmente i massimi della settimana scorsa. E la chiusura bearish di oggi potrebbe darci l'indicazione che, appunto, arrivati in questa zona qui, weekly, potremmo avere un po' di difficoltà, capito? Quindi magari un po' di pullback, un po' di rejection. Adesso magari flippare bearish è troppo esagerato perché abbiamo solo più giovedì e venerdì, però appunto iniziare a rigettare e darci magari qualche buona opportunità per proseguire bearish, appunto, ok? Questa qui è la chart daily e abbiamo appunto il nostro, mettiamo qui, abbiamo 132.700 qui, dove stiamo rigettando più o meno, comunque vabbè, il livello settimanale che abbiamo appena visto. E qui abbiamo questo supportino qui daily, che sicuramente è un supporto importante, ok? Perché il trend che abbiamo iniziato a fare daily è... Allora, facciamo un disegnino così magari capite anche meglio. Allora, dunque. Ok. Bene. Abbiamo praticamente il trend bearish qui, ok? Vedete che abbiamo questo punto di massimo qui, poi abbiamo il nostro punto di minimo qui, poi abbiamo un punto di massimo qui e un altro punto di minimo qui, ok? Per cui questo qui è il nostro bellissimo trend bearish. Andiamo giù, andiamo su e andiamo giù, ok? Non è niente di straordinario, appunto. È il nostro bel trend bearish. Poi però questo minimo qui, per continuare il trend bearish, dovrebbe essere infranto, ok? Dovremmo andare al di sotto di questo minimo qui, ma non ci siamo andati. Che cosa è successo? È successo che siamo andati di nuovo bullish, ok? Abbiamo creato un punto di massimo, che è questo qui, che non è più alto dei massimi precedenti, ok? Non lo è ancora, perlomeno, però lo è già più di questa zona di resistenza qui, ok? Poi siamo andati giù bearish, abbiamo fatto un minimo più alto di quello precedente, ok? E questo è importante. Questo qui, insieme al fatto che questo massimo ha rotto questo, si può considerare, a mio parere, un cambio di trend, ok? Per cui abbiamo creato il nostro minimo, poi abbiamo il massimo, poi abbiamo il minimo più alto del precedente e poi abbiamo questo massimo creato oggi, ok? Quello che abbiamo fatto qui può essere due cose: o un nuovo minimo, ok? E quindi proseguire poi ancora bullish e tornare in questa zona qui che abbiamo sulla nostra sinistra. Il che sarebbe abbastanza sensato anche, ok? Però vorrei vedere una bella rejection di 132, che è il prezzo in questa zona qui, ok? Nel momento in cui invece avessimo delle chiusure a time frame alti, tipo H4 o magari daily addirittura, al di sotto di 132, tornassimo in questa zona qui, allora potremmo vedere la rottura di questa zona di minimo e il retest di questa zona qui in basso, ok? Magari segniamolo in giallo, appunto, se... Ok, se avessimo una chiusura al di sotto di questa zona qui, di questo minimo che abbiamo creato, ok, potremmo ritestare questa zona qui, poi eventualmente proseguire, rompere questo minimo qui, ok, ritestare questo minimo qui e poi arrivare fino a questa zona qui, praticamente a 129, ok? E sarebbe questa zona qui. Per cui questo è quello che ci aspetta su GJ. Non siamo in tempi di ranging, siamo in tempi in cui il mercato ultimamente si sta muovendo bene, ci sta dando buoni movimenti, infatti le sessioni vanno molto bene.
questi sono i possibili scenari che io vedo a time frame più elevato, ok? Tornando a noi, quindi cancelliamo tutto, fatevi una bella foto mentale di questo e cancelliamo tutto, ok? Scendiamo ad H4, vediamo che abbiamo il nostro livello daily che è praticamente qui, possiamo anche spostarlo ad H4. Allora, vediamo un po', se abbiamo 132 forse è troppo in alto. Eh sì. Vabbè, ma teniamocelo, teniamocelo perché comunque è importante. Facciamo così. E abbiamo praticamente tutta questa zona qui ad H4. Ok? Che cosa vedete? Io vedo sinceramente che ci sono delle belle candele pulite qui in basso. Ok, adesso se chiudiamo bullish, vabbè, ci pensiamo domani. Però se dovessimo rimanere in questa zona qui domani mattina, avere delle belle chiusure al di sotto di 132, ecco che abbiamo poi lì sulla sinistra, le avrete già adocchiate. Allora devo magari... Ok, perfetto. Abbiamo queste candele pulite qui sulla sinistra, ok? Per cui se domani mattina abbiamo delle belle chiusure al di sotto di 132, potremmo andare giù bearish, arrivare, vedete dove ci sono queste wick qui, 1, 2, e arrivare in questa zona qua. Il che sarebbe ottimo, perché è un ottimo range, da 131.800 a 131.100, sono una settantina di punti, per cui dovremmo riuscire il modo di trovarne una decina, una quindicina per fare appunto i nostri porci comodi. E niente, adesso vedo che manca ancora 50 minuti alla chiusura della candela daily, stiamo pullbackando sempre di più, vediamo, chiuderemo in questa zona comunque, vediamo domani mattina cosa ci aspetta. Questa zona qui bearish a me sinceramente piace parecchio, perché abbiamo delle candele pulite a time frame elevato, ok? Andrei ancora giù ad H1. Vediamo che abbiamo rigettato praticamente 131 e 700, 131 500, 600, scusate, in questa zona qui. E quindi abbiamo raggiunto il nostro target bearish iniziale, che era quello di prendere queste candele qui, poi vabbè, abbiamo avuto tutto quello che è successo. Però abbiamo avuto il break del nostro livello qui, il retest, abbiamo fillato tutte le candele pulite, praticamente qui alle 14, alle 16, buonanotte. E abbiamo dato un ottimo break di test, abbiamo fillato tutto il nostro range arrivare in questa zona qui, ok? Adesso stiamo rigettando da lì. Se appunto domani abbiamo di nuovo delle chiusure al di sotto di questa zona qui, ok, il primo target potrebbe essere poi quello della zona tappata oggi ed eventualmente il successivo potrebbe essere questo qui in basso, ok? Vedete che abbiamo traffico pulito anche qui. Se invece rimaniamo poi bullish, attendiamo magari una chiusura al di sopra di 132-200 all'incirca, questa zona qui, e si potrebbero prendere dei long in questa zona qui, ok? Che abbiamo le nostre belle candele pulite, potremmo arrivare fino a 132-700, eventualmente rompere questo livello e proseguire ancora, ok? Questo piccolo range tra 132 e 132.200 qua è un po' incasinato, quindi in questa zona qui mi sembra un po' difficile operare. Domani mattina vediamo cosa è successo adesso alla chiusura e cosa è successo stanotte in Asia, ne vediamo un po' di combinare qualcosina di bello come al solito. Ok? E niente, buona serata a tutti. Ciao ciao.